falline di Africa, qui sotto il vento d'Africa, ci dice tenetemi fermo, ci dice tenetemi fermo, il ballo di Zambite non mi passa, oh il ballo di Zambite non mi passa, la de sole come tira nella sera, se soffiata via col vento, se soffiata via col rum, se soffiata via da dove era ammortata. Vecchi giovani pizzicati, vecchi giovani pizzicati, dalla taranta, dalla taranta, dalla tarantolata, cerco che chiude, cerco che apre, cerco che stringe, cerco che stringe, cerco che abbraccia e poi ci scaccia, il ballo di Zambite non mi passa, il ballo di Zambite non mi passa, e dentro il cerchio del voodoo mi scaravento, e li vedo che la vita è quel momento, scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passo, scaccia il male che c'è dentro, non sto fermo, scaccia il male che c'è dentro, non sto fermo, anni due balli alla danza delle spade, fino allo quarto rosso d'alba, nessuno che m'attacca. Il pater familias, cioè il papà, ma tutta la famiglia, quindi il papà, la mamma e i figli sono orgogliosi di una famiglia in crescita per una solidarietà che ha senso se coinvolgiamo tutti. Quindi il sociale non è un momento soltanto di ristoro, ma è scoprire le potenzialità di essere uomini del cambiamento. Noi stasera, attraverso questa sagra, abbiamo visto la capacità degli abitanti di Zapponeta a proporsi come propositivi, come capace di dare segnali forti. Stamattina abbiamo avuto un grande avvenimento nel centro sociale di Zapponeta, dove in silenzio abbiamo superato un certo numero di donazioni. Non lo diciamo perché è tanto, ma ne vorremmo ancora di più, quindi sarà un momento forte per una popolazione che può prendere un ruolo importante su tutto ciò che il sociale può offrire alla cittadinanza. Io devo ringraziare la Proloco di Zapponeta con il Presidente che anche lui ha donato per prima, vieni qui vicino a me, perché è in silenzio, quest'altro Presidente ci ha fornito un'organizzazione insieme a Fabio, insieme a tutti, perché noi non possiamo dire tutti, c'è anche una certa privacy su questo modo. Noi diciamo che a Zapponeta è nato un segnale forte per essere sociali, quindi state vicini a queste persone, a queste famiglie, stiamo vicini a chi vuole proporsi non per se stessi ma per gli altri. A Natale faremo una festa della città di Zapponeta dove entreremo in ciascuna casa dove c'è un bambino, noi saremo vicini per fornire una capacità di osservazione all'interno di una famiglia che cresce non per se stessa, quindi egoisticamente. Diceva un grosso scrittore, da soli non ci conosceremo mai, a due ci conosceremo tutti e i nostri figli non rideranno della leggenda nera di un uomo che vive in solitudine. Grazie di questa solidarietà, grazie perché avete accettato in silenzio un messaggio così forte, e per renderlo ancora più vero occorre che la cittadinanza si renda partecipe e vi dia lo sprono a realizzare di più. Veramente io qui mi sento un ospite e al tempo stesso mi sento uno di Zapponeta, perché noi delle Proloco in effetti ci sentiamo cittadini del mondo e cittadini delle nostre località. Chi dovrebbe parlare qui è il presidente della Proloco. Vieni Matteo, vieni. Perché noi è vero che siamo una grande organizzazione nazionale, facciamo parte dell'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia, ma la struttura importante è la Proloco. Voi stasera, Matteo, avete dimostrato che la Proloco è il territorio, la Proloco è la cittadinanza, la Proloco sono gli abitanti di Zapponeta. Allora un abitante di Zapponeta, come un abitante di Castro, io sono di Castro, che cosa vuole per la sua località? Vuole la valorizzazione, la difesa, la promozione di quelli che sono i beni ambientali, culturali, storici, di quelle che sono le risorse dell'enogastronomia, dell'agricoltura, dell'ambiente.
sì. Soprattutto di quelle che sono le entità, che sono poi le vere ricchezze di ogni località, l'entità della popolazione. E voi qui avete visto che i soci della Proloco, quelli che servivano sotto gli stand, erano i soci della Proloco. Noi delle Proloco siamo al servizio della località, come al servizio di quanti frequentano le nostre contrade, al servizio di tutti gli ospiti. Noi quindi tendiamo per natura, quasi per una motivazione viscerale, ad impegnarci, perché siamo dei volontari, al tempo stesso a difendere quelle che sono le nostre risorse. E Zapponeta, anche se formata da gente giovanissima, questa sera l'ha dimostrato, ha dimostrato veramente un grandissimo impegno. Complimenti veramente, perché io sono rimasto un po' così, pensavo, vabbè, sono giovani, so cosa, organizzeranno le cose come è giusto che sia, in una maniera anche un po' improvvisata. Oserei dire, avete dimostrato professionalità. Bravo. Veramente Matteo, una grande testimonianza e una grande conquista della città di Zapponeta. Grazie Presidente, ma io vorrei chiamare qua gli amici miei della Proloco, tutto lo staff della Proloco. Venite, venite voi con i grembiulini. Qui. Beh, Presidente, loro sono il successo della Proloco, perché io mi sono limitato a guardare quello che facevano. Tutti loro sono quelli che hanno lavorato e ci hanno dato l'anima. Vorrei invitare Missiato, Gennaro Missiato, il corrispondente della Gazzetta del Mezzogiorno. Una bella festa veramente. Era inimmaginabile vedere tanta gente. Almeno una festa padronale, insomma. Io ho visto anche la festa padronale, ma vedere tanta gente passeggiare, chiedere, fermarsi agli stand per vedere i prodotti locali, cioè sono bellissimi, cioè sono buoni. Anch'io sono di Margherita di Savoia, i prodotti sono quasi lo stesso, però la patata di Zapponeta è differente con la cipolla di Zapponeta. Un elogio a tutto lo staff, perché siete impegnati a fare una manifestazione sublime, insomma, sublime, la vera parola, sublime, che possiate proseguire come avete iniziato. Questo. Allora ragazzi, signori, noi ringraziamo tutti voi, ringraziamo tutti gli stand, ringraziamo la forza dell'ordine, ringraziamo tutti i ragazzi, i cuochi, le cuoche che si sono messe a disposizione, dal cassiere a me che sono venuto all'ultima ruota del carro, a tutti i ragazzi che si sono messi a disposizione per la riuscita di questa bellissima serata, e credo che sia stata una bellissima serata per tutti. Ringraziamo tutta la gente che è venuta da fuori, che noi abbiamo ospitato, e spero si siano trovati a loro agio. Noi vi aspettiamo nelle prossime edizioni della Sagra della Seppia e anche altre manifestazioni che organizzeremo, e ovviamente vi faremo sapere con volantini e anche sul nostro sito che abbiamo internet, www.provocozapponeta.it. Quindi ragazzi, un applauso a tutti voi signori che siete stati partecipi di questa serata, e la festa continua, perché adesso balliamo e danziamo con le tamburelle, la pizzica e la tarantella. Un grazie a tutti, buona serata.